Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati con una appassionante nuova stagione di Serie D. Si ricomincia con la Coppa Italia, con il Licata che affronterà questo pomeriggio il neopromosso Ragusa. Ne approfitto per leggervi subito le formazioni. Parto dai giocatori appunto schierati dal tecnico ospite Anastasi, che ha messo in campo Ferla, Piluso, Gona, Milazzo, Fontana, Raimondi, Arena, Buscema, Panatteri, Bonarrigo e Crucitti. Il confermatissimo mister Peppe Balsamo, dopo la bellissima cavalcata trionfale della scorsa stagione, invece schiera in campo Valenti, Montella, Paladino, Zaminga, Armenio, Semprevivo, Sanchez, Grillo, Pasca, Manfre e Vella. Daniele Arena punta l'avversario, il passaggio filtrante per Crucitti, il tiro e la posizione regolare e il primo intervento salva il risultato di Valenti, poi un fallo. Manfre con il tacco per Vella, attenzione Vella, il pallone, attenzione l'autogol, attenzione, no, non è gol, ma è stato quello di Pasca secondo il direttore di gara. Molto dubbia questa decisione, evidentemente una ferita al capo per Semprevivo, che non gli permetterà di, attenzione adesso Panatteri, il tiro e la rete, il Ragusa in vantaggio. Sbaglia il fuorigioco il Licata e al 31esimo minuto il Ragusa passa in vantaggio. Cercare Manfre, duello con Fontana, appoggia per Pasca, vediamo, si porta un po' avanti il pallone, palla che finisce a Vella, pallone in mezzo, ci prova Manfre, il tiro, vediamo, ce l'ha rovesciata di Sanchez, ma non riesce a metterla dentro il Licata. Palla a Fontana, attenzione, retropassaggio per Ferla che sbaglia, attenzione, Pasca a tu per tu con Ferla, il tiro, il palo di Pasca, il palo, un regalo quello di Ferla, ma Pasca non ne ha saputo approfittare. Serve Zaminga che prova l'imbucata per vie centrali per Manfre, che riesce a prendere la posizione, attenzione Manfre, e la chiusura di Raimondi in extremis su Manfre. Tutto pronto, Grillo la mette in mezzo, vediamo il colpo di testa di Roberto Pasca ed è subito gol al 46esimo minuto. Benvenuto Roberto Pasca, primo gol all'esordio con la maglia del Licata, un gol da bomber di razza, un colpo di testa su cui Ferla non ha potuto nulla. 1-1 subito alla prima occasione al 46esimo minuto, uno dei nuovi arrivati, Roberto Pasca, si è presentato così. Palla adesso a Vella che prova a innescare l'attacco del Licata, palla, vediamo il cross, attenzione, il palo, presa, attenzione, il tiro poi di Pasca. Il palo di Paladino, parte Bonarrigo, il tiro a giro, Valenti si rifugia in calcio d'angolo, ti spampinato, l'arbitro fischia con qualche secondo di anticipo, va bene così, quindi si andrà ai rigori, parte Grillo, il cucchiaio, parte spampinato, il tiro e gol. Parte Zaminga, il tiro, rete, spiazzato Ferla. La rincorsa di Arena, il tiro e la rete anche di Arena. Manfre contro Ferla. Manfre, il tiro, il palo, il gol. Foderaro contro Valenti, il tiro anche questo. Parte Pasca, il tiro e la rete. Rincorsa di Bonarrigo, il tiro e il gol, spiazzato Valenti. Quinto rigore, parte Maurizio Vella, il tiro e la parata. Parte Milazzo, il tiro e la rete, finisce qui. Il Ragusa accede al turno successivo battendo il Licata per 6-5 dopo i calci di rigore.